Arica, buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Alessia e oggi sono qua tornata con un nuovissimo video che sarà una study routine. Se ancora non sei iscritto al mio canale, cosa stai aspettando? Iscriviti, lascia like e attiva le notifiche per non perdere nessun video perché sono troppo belli. E in più, ragazzi, se arriviamo a 200 like, vi porterò proprio il prossimo video, sarà la Afternoon Routine Winter Edition, quindi lasciate tanti like. Ok ragazzi, allora come avete visto e letto dal titolo e come avrete sentito all'inizio nella intro, oggi sono qua per farvi una routine nuova che non ho mai portato qua sul canale, che è la mia Study Routine Winter Edition. E in questa Study Routine più che altro sono dei consigli che vi do per su come avere una routine, una study routine organizzata e comunque essere un po' più produttivi e cose varie. Però allo stesso tempo, ragazzi, vi ho mostrato anche tra virgolette il mio metodo di studio, perché comunque questo è il metodo che utilizzo io per studiare cose varie, quindi ok. E anche allo stesso tempo vi ho mostrato la mia study routine, quindi sono tre cose in uno, quindi sono troppo bello. E ok, comunque, volevo avvisarvi che ci sarà una, piccolo spoiler, 1/2 routine nuove, a parte questa, che non ho mai fatto. Non so adesso se le metto tutte quante insieme o appunto se le pubblico spezzate. Mi ero scordata di dirvi comunque che vi lascio il video, però vabbè, comunque, vi lascio il video. Ok ragazzi, il primo consiglio che vi do è di vestirvi comodi e però non troppo. Quindi mettetevi una felpa, dei leggings, cose varie e legate i capelli perché è fastidioso che i capelli rimangano davanti alla faccia. Poi ragazzi, in assoluto, togliete tutte le cose che non vi servono dalla scrivania. I'm just gonna close my eyes and pretend. E io vi consiglio di prendere anche una borraccetta carina che vi piaccia e metterci l'acqua, in modo che così se volete bere non vi dovrete alzare tutte le volte. Poi ragazzi, vi consiglio di prendere uno snack, qualsiasi snack, però io vi consiglio della frutta secca come in questo caso. Poi ragazzi, mantenete molto ordinato e pulito il vostro ambiente di studio, perché se non è ordinato non vi farà rimanere concentrati. Poi ragazzi, non vi mettete a studiare sul letto perché vi darà sonno, e quindi su una scrivania, un tavolo, quello che avete va benissimo. Poi ragazzi, togliete la suoneria del cellulare e lanciatelo come ho fatto io. Adesso sì, possiamo cominciare a fare i compiti. Allora, io vi consiglio di prima iniziare con una materia che è più leggera o che comunque vi piace di più, e iniziate con la parte scritta. Compiti scritti, se dovete ripassare qualcosa, questo è il momento ideale per farlo, come sto facendo io. Poi ragazzi, un consiglio che vi do molto 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 efficace per me è di evidenziare le cose che avete già fatto, in modo che vi date un'idea di quello che dovete fare e quello che avete già fatto. Poi ragazzi, inizia lo studio vero e proprio, e io generalmente leggo il paragrafo una volta, poi sottolineo ed evidenzio e poi faccio la mappa, quindi qui stavo appunto studiando. I'm a
days. Lately I've been feeling every... Queste, ragazzi, sono tutte le mappe che ho fatto in quel giorno, che mi servivano per studiare. Ragazzi, il video purtroppo si conclude qua e niente, comunque se volevate vedere più mappe, più, non lo so, più cose riguardo allo studio, potete andare sul mio Instagram per gli studi, che è questo, in cui posto solamente foto di mappe, posto stories in cui sto studiando, quindi è un Instagram legato allo studio, e anche agli slime, quindi vi posto prima gli slime, l'ASMR degli slime, prima che esca il video su YouTube, il video tutorial. E quindi comunque dovete seguirmi sul mio profilo principale, che si chiama Alessia Trozzi 06, tutto piccolo, tutto attaccato, ma come al solito vi lascio tutti i social nella descrizione. Nulla, ragazzi, il video si conclude qua. Se vi è piaciuto lasciate un altro pollice in su, commentate qua sotto con i video che vorreste vedere in questo canale. Da Alessia è tutto, un bacione e ciao!